Cari amici, tanti saluti da Serafino Mattoni. Oggi è sabato 20 aprile 2013. Titolo del video: Terza Repubblica, la penuria. E allora, cari amici, sì, ormai lo possiamo dire, urbi et orbis, alla città e al mondo, che siamo dentro la Terza Repubblica, siamo dentro la Terza Repubblica dal momento delle ultime elezioni politiche, dove si è costituito, diciamo così, il terzo polo che è il Movimento 5 Stelle. Allora, diciamo che abbiamo avuto la prima Repubblica, che possiamo chiamarla la Repubblica della Ricostruzione, dal 1945-46 sino al 1993-94 è stata la Repubblica della Ricostruzione. Nel corso della prima Repubblica non solo l'Italia è stata ricostruita, ma è stata accumulata anche ricchezza. Poi abbiamo avuto la Seconda Repubblica, ovvero Repubblica del Welfare, dal 1993-94 sino all'altro ieri. Bene, è stata la Repubblica del Welfare e anche della dissipazione. E con le ultime elezioni politiche si è costituito il terzo polo, PDL un polo, PD l'altro polo, Movimento 5 Stelle il terzo polo. Siamo passati dal bipolarismo della Seconda Repubblica al tripolarismo della Terza Repubblica, e la Terza Repubblica è anche la Repubblica della penuria. Era necessario che una parte degli italiani prendesse atto che si era passati dal welfare alla penuria. Questa parte degli italiani che ha preso atto di tale realtà e si è costituito per combattere tale realtà e ha formato il Movimento 5 Stelle. E il Movimento 5 Stelle si può dire che è la stella polare della Terza Repubblica. Va bene? Ricordiamoci che la Prima Repubblica, che va dal 45-46 fino al 1993-94, era caratterizzata dal multipolarismo, non c'erano mica solo la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano ai tempi della Prima Repubblica, c'era anche il Movimento Sociale Italiano di Giorgio Almirante, il Movimento Sociale Italiano, il Partito Liberale Italiano, il Partito Repubblicano Italiano, Partito Socialista Democratico Italiano e tanti altri. Ognuno stava per i fatti suoi, perché allora il sistema elettorale era caratterizzato dalla rappresentanza perfetta, non c'erano premi di maggioranza, d'accordo? Era appunto il multipolarismo della Prima Repubblica. Poi è arrivata la Seconda Repubblica con due schieramenti. È rimasto sì un certo numero di partiti, ma la cosiddetta soglia per adire il Parlamento, e costringeva i piccoli partiti a unirsi o con centrodestra o con centrosinistra. E quindi la Seconda Repubblica o Repubblica del Welfare è stata caratterizzata dal bipolarismo, un centrodestra con Silvio Berlusconi e un centrosinistra con Romano Prodi, grosso modo. Oggi è la Repubblica della penuria, la Terza Repubblica, è caratterizzata dal tripolarismo, centrodestra, centrosinistra e il Movimento 5 Stelle. Sì, c'è anche la Lista Civica, il centro, ma non può il centro. Il centro di Monti non può caratterizzarsi come stella polare della Terza Repubblica. La stella polare della Terza Repubblica è il Movimento 5 Stelle. E dalle ultime elezioni in poi, adesso le cose le vediamo pure come vanno con le elezioni
del nuovo Presidente della Repubblica. Il fatto è che, dispiace dirlo, il PD non ha capito che non si può continuare a fare politica come ai tempi della PD, che è il più grande partito italiano, no? PD e SEL hanno una maggioranza magari risicata, però restano sempre il più grande partito italiano, e non hanno capito che c'è un terzo polo, il Movimento 5 Stelle, e la musica è cambiata. E io mi riferisco soprattutto al PD e non al PDL, perché il PD, che in teoria dovrebbe essere più vicino alle masse popolari, no? Deriva dal Partito Comunista Italiano, grosso modo, avevano il dovere di essere loro, quelli del PD, a fare le cose che ora dice di voler fare Beppe Grillo. Non dico il PDL, perché sapete, no, che c'è una leggenda metropolitana che dice che quelli di sinistra sono geneticamente buoni, quelli di destra sarebbero geneticamente cattivi. Quindi io non dico niente al PDL, perché se il PDL è costituito da gente geneticamente cattiva non c'è niente da sperare. Io mi riferisco al PD, che deriva dal PC, Partito Comunista Italiano. Era il Partito Comunista Italiano che, essendo entrati nella penuria, e nella penuria ci siamo entrati, gli Stati Uniti ci sono entrati nel 2008, quanti giovani disoccupati che ci sono negli Stati Uniti, e noi ci siamo entrati verso il 2010-2011 nella situazione di penuria, di impoverimento progressivo. Era il PD che doveva fare le cose che diceva di voler fare Beppe Grillo, essendo più vicino alle masse popolari, e non l'ha fatto. Le prime cose da fare erano i tagli alla politica. Io ricordo che l'ottimo Pierluigi Bersani sino all'ultimo ha detto, combatteva Beppe Grillo dicendo che Pierluigi Bersani dicendo a Beppe Grillo che no, non si può eliminare il finanziamento pubblico dei partiti, se no la politica la fanno solo i miliardari. E vabbè, ma i miliardari non ci sono mica solo nel centrodestra, ci sono anche nel centrosinistra. Santa Madonna, ma Carlo De Benedetti, tessera numero uno del PD, non è forse un grande miliardario? Se Silvio Berlusconi ha il monopolio della informazione televisiva, Carlo De Benedetti ha il monopolio della informazione tramite carta stampata, perché la Repubblica e l'Espresso vendono molto, 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 molto più copie di quanto ne vendano i due quotidiani della famiglia Berlusconi, Libero e Giornale, la Repubblica, l'Espresso, e poi una miriade di quotidiani provinciali appartengono a Carlo De Benedetti, tessera numero uno del PD. Quindi Bersani non poteva continuare anche in corso di campagna elettorale a sostenere che si deve mantenere il finanziamento pubblico ai partiti, e se no la politica la fanno solo i miliardari. Anche nel PD ci sono tanti miliardari, non c'è solo Carlo De Benedetti, c'è anche Colaninno, ma ce ne sono tanti. No, dai tempi sono cambiati, e per cui è salita l'onda del Movimento 5 Stelle. La Terza Repubblica, ovvero Repubblica della Penuria, è anche la Repubblica, Terza Repubblica, caratterizzata dalla stella polare del Movimento 5 Stelle. E adesso, cari amici, vedremo come andranno le elezioni a livello di Presidenza della Repubblica, e vedremo poi come si formerà il governo. Certo che la Terza Repubblica o Repubblica della Penuria ormai è caratterizzata dal tripolarismo. E gli altri due partiti, PDL e PD, non potranno far altro che accodarsi al Movimento 5 Stelle. Va bene, sono i tempi della penuria, cari amici, d'accordo? Sono i tempi della penuria. Qua mi fermo, cari amici, vi ringrazio. Ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito, e a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.